fare. Allora, mi spiace che sono tante persone in piedi e purtroppo l'aula è questa, quindi insomma, un paio di posti qua per nessuno, però forse uno deve essere libero da professore, per il resto uno c'è. Mi spiace, ma diciamo non sarà una sofferenza perché sarà tutto molto bello, tutto non sarà lunghissimo, quindi anche dal punto di vista non sarà una sofferenza. Allora, questo è il mio corso di Terre Comparate, ma oggi vi faccio piccolo piccolo, perché la persona che fa, come sapete, è uno dei nostri studiosi di letteratura più apprezzati, più letti, più tradotti del mondo, perciò anche se noto con piacere, sono molti, anzi moltissimi avventori che sono intrufolati in questa lezione, che seguono le mie lezioni, che però magari mago, vedo la vecchia guardia dell'opificio presente, sono molto contento, però appunto vorrei parlare soprattutto per i prossimi 7 minuti, 8 minuti ai miei allievi di oggi, a quelli odierni, perché è a loro che Franco Moretti ha pensato di sua spontanea volontà di regalare la prima delle due conferenze che terrà al Teneto Secondo. Io sono, non mi nascondo, un po' emozionato, per cui ho deciso di leggervi alcune righe, poche righe, e ho deciso, per ricavare il mio entusiasmo per la presenza di Franco Moretti qui, di raccontarvi un frammento proprio impotentemente autobiografico, che chiamerò Maggio alla location, questo frammento e al suo alto tasso patetico che ci siamo, che chiamerò Sangue Romagnolo, del libro Cuore, ma lo farò sciorinandovi subito una specie di numerologia, di cabala magica, e anche un po' troppo perfetta. Allora, i fatti e i numeri sono questi. 22 anni fa io avevo 22 anni, cioè avevo l'età media dei miei studenti di oggi, e assistetti alla, per la prima volta, tra l'altro un convegno primaverile a Sant'Arcangelo di Romagna, a una relazione di Franco Moretti. Lui aveva il doppio salto della mia età. Oggi io ho 44 anni e voi ne avete più o meno, prendo qualcuno. 22. Non ci troviamo più, faccio il discorso. E mi piace però ricordare che quel venerdì di maggio questo ragazzo che era e che è Franco Moretti ipotizzò me, anche ecco la fotografia, la mia adorata fidanzatina di allora, si presentò, più o meno allo stesso modo ipotizzò tutti i presenti al convegno, e si chiamavano Luciano Zagari, si chiamavano Remo Cesarani, Alessandro Sertieri, Pier Vincenzo Mengaldo, Franco Marenco, Francesco Orlando, insomma altri grandi maestri più anziani di Franco Moretti, molti anzi non sono più da qualche tempo. Allora, Franco Moretti era emigrato negli Stati Uniti ed era già per tutti l'autore di un classico come il romanzo di formazione, senza dire che aveva da poco pubblicato un altro libro cruciale che era Opere Mondo, grande affresco di quell'oggetto sfuggente che ormai tutti chiamano, come faceva lui, epica moderna. Insomma, un comparatista che si confrontava con argomentario teorico tosto, con autori canonici quali Balzac, Goethe, Stendhal, Dickens, George Eliot, Joyce, García Márquez. Ma in quell'occasione, che era un colloquio malatestiano sulla configurazione dello spazio nel romanzo europeo, fece qualcosa di diverso e anche di un po' sconcertante. Cioè si mise a proiettare sullo schermo, in modo molto informale, di quel posto in cui sono messi tutti bene, lui era messo così qui, o benissimo, a seconda dei punti di vista, si mise a proiettare delle mappe geografiche mai viste prima, e mostrava cartine da lui elaborate sulla scorta di rigorosi procedimenti di astrazione, anche se si trattava di un'astrazione piena di storia, tipo le belle terre di Jane Austen, la homeland profonda versus il mercato nazionale del matrimonio sviluppato sulla costa, il quartiere latino della Commedia umana, orientato secondo il desiderio dei suoi personaggi, e molte altre, diciamo, diavolerie che avrebbero poi costituito la spina dorsale dell'Atlante del romanzo europeo. Quella relazione era già allora una sfida alle mitologie correnti, ed era già chiaro che bisognava veramente prendere o lasciare. Era già chiaro inoltre che c'erano almeno due Franco Moretti, certo entrambi teorici, ma per così dire cultori di due diversi tipi di teoria. L'una ermeneutica, alle volte quasi filosofico, parola che uso come vice inventario, in senso buono, volta alla lettura ravvicinata dei testi, l'altro invece teso a un azzardatissimo, rapidissimo distant reading,
ad un esperimento di telescopizzazione della complessità delle forme, a una storia quantitativa e, perché no, sociologica della letteratura, di tutta la letteratura, anche di quella normale, anche quella destinata all'oblio, anche lo smisurato ma misurabile non letto, che nel canone non entra e forse non può entrare. E ancora oggi continuano ad esserci due poeti, anche se non sono così diversi come potrebbe sembrare. Il Borghese, per esempio, questo libro così importante che solo l'Altrieri, Einaudi, ha finalmente mandato in libreria, sconfiggendo le resistenze dell'autore nei confronti della traduzione italiana. Ricordo che 3 anni e mezzo fa qua disse, insomma, è registrato, che non avrebbe mai tradotto, però l'hanno convinto, diciamo. Libro che però un notificio e i miei studenti hanno iniziato a studiare quando studiò in inglese, cioè nel 2013. Il Borghese, dicevo, è un saggio in apparenza molto vicino al mood del romanzo di formazione, eppure al suo interno letture inedite dei classici della borghesia, da Robinson ai Rami di Ibsen, sono corroborate e rilanciate attraverso un uso mai banale dei dati positivi offerti allo spoglio anche linguistico, di corpo, di database, eccetera. Certo, non è molto rispetto al puro azzardo, azzardo umile, ben inteso, che si può riscontrare in quella Bibbia eretica, in quella autocognizione critica, che è distant reading, attualmente in corso di traduzione per Carocci, grazie alla lungimiranza di Gianluca Mori, che si ringrazia molto di essere qui con noi oggi. Tra l'altro sta traducendo distant reading un'amica dell'ufficio del Carmen Gallo. È anche, diciamo, poco azzardato il Borghese rispetto a ciò che si può riscontrare nella prima raccolta di saggi del Borettiano Club di Stanford, raccolta che un'equipe di opificianti guidata da Paola Di Gennaro sta volgendo in italiano con il marchio di Federico II University Press. Anzi, di questo vi ringraziamo, ringrazieremo ancora domani il rettore che ci crede molto in questa frontiera degli studi. Allora, lì trovereste cose dell'altro mondo, nuove mappe, meglio articolate, grafici più sofisticati, supportati da elaborazioni informatiche all'avanguardia, alberi che servono a visualizzare la morfologia di generi e di tecniche, romanzo poliziesco, monologo interiore, ed è di questa sfida che Moretti ci parlerà domani mattina quando inaugurerà il ciclo sulle 10 di Domantis, a cui il nostro Ateneo tiene molto, ma da quello che capisco se ne parlerà già ora, in qualche modo, della conferenza inedita, che è inedito quello che state per ascoltare, della prossima ora, trattando di quella straordinaria e secolare formula emotiva che è la danza macabra, ma in realtà non solo di quello, anzi poco di quello. Il nostro ospite incrocerà il suo modello quantitativo, nuovo e futuribile, e quindi falsificabile, con un metodo già classico, quello di Abby Warburg, che nel 1929 ridisegna l'orizzonte delle scienze umane e offre un contributo cruciale, dal lato della nascente iconologia, alla bombardistica, come sapete. Proprio Warburg sarà uno degli autori posti in epigrafe nel grande libro di Curtius sui topo e letteratura europea e medievo latino. Quindi Franco Moretti ci farà una lezione che sarà anche un gigantesco ponte tra i metodi vecchi e i metodi nuovi della disciplina o indisciplina che stiamo approfondendo, almeno ragazzi, nel corso di questa settimana. Ecco perché tra oggi e domani, sto concludendo, mi metto nell'angolo a guardare Franco Moretti, ma anche a guardare i vostri occhi, occhi di giovani, segni giovani, pronti all'ascolto, pronti forse al rapimento, forse alla critica, e sono molto felice di assistere a questo nuovo live momento di passaggio che credo sia per compiersi anche per voi, che non posso ricordarvi, al di là delle conseguenze, delle, diciamo, coincidenze anagrafiche e numerologiche, 44, 22, eccetera, eccetera, non può ricordarmi ciò che accadde a me per appunto 22 anni fa in quel lacrimevole episodio di vita vissuta che ho titolato Sangue Romagnolo. Mi ricordo molto bene il misto di frenesia e di spesamento, di scetticismo e di utopia che provai, perché il modo di lavorare di Moretti di primo acchito può destare perplessità, perfino sconcerto, tanto è inaudito, tanto è radicale. Ve l'ho già detto prima, prendere o lasciare, oppure come canta qualcuno, prendere e lasciare, cioè battere e levare, alternare ritmicamente tempo forte e tempo debole, rigore scientifico e immaginazione teorica, scommessa critica e autocritica dialettica, ispirazione ed espirazione. In fondo una delle due cose che suggerirei il mio piccolissimo di fare sempre, se volete proseguire, parlo di giovani e ai fini giovani, su questa strada. L'altro consiglio, per concludere davvero, lo prendo direttamente dal Borghese, è quanto lo stesso Moretti auspica per sé, nella fine della sua coraggiosa introduzione,
applicare l'intelligenza del passato alla critica del presente. E con questo, come capite, siamo finalmente entrati nel vivo e cominciamo quindi a fare con sé, quindi la prova a Francoletto. Tu hai ringraziato a destra e a sinistra, sono io che ringrazio voi innanzitutto che intanto questo è l'unico posto ormai dove io vengo a parlare in Italia, per questa ragione, perché è l'unico posto non solo in Italia, dove in una stanza così grande c'è gente in piedi, io mi sento veramente un po' in colpa, però insomma non è colpa mia. Merito di Francesco e di un'altra persona, una redattrice generale che si chiama Irene Babboni, se il borghese è tradotto in italiano. Io non ho il doppio dell'età sua, però insomma, ho sempre 22 anni più di lui. Il tempo di tradurlo non ce l'avevo più, l'idea che lo tradurresse qualcun altro. E poi, insomma, hanno talmente insistito con discrezione lui e Irene. E hanno fatto bene, io avevo torto, loro avevano ragione, così. E quindi sono molto contento che sia andato lì. Allora, questa è una cosa molto strana, perché non è semplicemente inedita, è una cosa, cioè un passo in un mondo in cui io non ho mai lavorato. È una cosa nata, io adesso piccola, sto finendo praticamente la mia esperienza in America. Vivo in Svizzera, dove mia famiglia si è trasferita, e ho una piccola cosa, neanche un visiting professor, una cosa che si chiama advising, con il Politecnico di Losanna, l'Ecole Politecnica Federale di Losanna. Vogliono fare una cosa in digital, mi mandano benissimo, mi hanno chiesto di fare da consulente. Il mio primo consiglio è stato: non lo fate, che non c'è abbastanza gente per fare, se no non vanno subito. Io sono consulente di questo. E un giorno mi arriva un'email, c'è un ragazzo che vuole lavorare con me. Io benissimo, gli mando un'email, così ci vediamo. Sì, quando mandi quell'email, digli anche su che cosa deve fare la sua tesi di master. Io gli dico io che su che cosa deve fare la sua tesi di master. Sì, qui facciamo così. E allora io ho scritto, dico, guarda, questo qui veniva, era uno che era specializzato in statistica biologica, io faccio il critico letterario, io guarda, tanto la tesi di master alle corte di tecnico federale, che ti importa? Cioè, poi farai qualche altra cosa. C'è una cosa stranissima nella storia dell'arte del XX secolo, che è stata studiata molto, ma che continua a essere enigmatica, ti va a trovare a lavorare su quello. E questo è il risultato. Poi in realtà il risultato è più grande da parte sua. Questa è una cosa che abbiamo fatto veramente insieme. Capirete quando io parlo, forse le parti che ho fatto più io, quelle che ha fatto lui, ha fatto tutta la propria programmazione, perché non so programmare. Però è stato un lavoro in cui anche la programmazione nasceva, come vedete, da problemi, diciamo, di concettuali di oggi. E di che si tratta? Dunque, l'oggetto di questo lavoro che presento oggi è appunto forse il più ambizioso progetto di storia dell'arte del XX secolo, una cosa che non ha neanche davvero un titolo, di solito si chiama Atlas Nevosine, Nevosine era la parola scolpita sul frontone della biblioteca Warburg, di storia dell'arte e della cultura, e si riferisce anche come a tante immagini, Bilder Atlas, Atlas e così via. È un'idea concepita da Warburg nel 26, prima volta che questo termine compare nei suoi scritti, troncata 3 anni dopo quando lui muore improvvisamente a Roma nell'ottobre del 29. E Nevosine, questo Atlante, non è un Atlante nel senso geografico, è più un Atlante nel senso di un repertorio, un grande repertorio non verbalizzato di immagini, e consiste in una serie di pannelli, di pannelloni di panno nero, sono 1,70 m per 1,40 m, quindi come noi li messi assieme, tutti coperti, come nella locandina che avete visto, di
immagini e anche questa vedete qui di riproduzione di fotografie in bianco e nero di quadri, sculture, bassorilievi, pagine di libri, monete, francobolli, ogni ritagli di giornale, immagini di ogni sorta. Warburg ci lavorò soprattutto nel 28-29, continuava a cambiare il numero delle tavole, l'ordine delle immagini, e di questo Atlante, diciamo, ne esistono tre, sono giunte fino a noi, più o meno, sono state messe a reggere tre versioni. Una del 28, anche nota come la versione 1.43, con circa 700 immagini, una dell'inizio del 29, con un po' più di 1000 immagini, e quella su cui lui stava lavorando al momento della morte, un po' meno di 1000 immagini, 1000 immagini, anche nota come la versione 1.79. Noi quasi tutti usano quest'ultima versione, noi pure abbiamo usato quest'ultima versione. Poi al Warburg Institute a Londra ci sono cassapanche piene di pannelli aggiuntivi, di immagini, insomma, in realtà è, se c'è un testo che non ha una versione definitiva, è questo. E uno un po' si arrangia, poi capirete voi perché io qui la faccio un po' facilona, diciamo, non sto a passare un quarto d'ora sui dettagli della definizione del testo. Ora, perché questo, io ho detto prima che forse il tentativo più ambizioso della storia dell'arte del XIX, perché per Warburg queste 1000 immagini erano tutte interconnesse e la missione dell'Atlante era di rendere visibile attraverso questo montaggio, no? Chiaramente l'esperienza del montaggio cinematografico era una delle tante influenze sul modo di lavorare. Di Warburg parlava pure di un'epistemologia dell'intervallo, si scendevano cioè dello spazio vuoto tra un'immagine e un'altra, tra un pannello e un altro. Ecco, rendere visibile attraverso questo montaggio il ritorno dell'antichità pagana nel Rinascimento cristiano. Ritorno basato sulla similarità tra le immagini antiche e la somiglianza. Scusate, io, come avete capito dal titolo, io ormai sono 30 anni che lavoro in inglese, davanti a me ho un testo inglese e lo sto traducendo all'impronta in italiano. Ogni tanto farò delle cose barbariche o non mi verrà la parola, perdonate, insomma. Faccio un... Ecco, dunque, qui questa somiglianza delle immagini, l'aspetto morfologico del plan di immagini, la morfologia doveva, per l'intenzione di Warburg, fare tutt'uno con la storia. Qual è il problema? Il problema è che gli scritti che accompagnano l'Atlante sono pochissimi, cortissimi, non particolarmente perspicui. L'ordine delle immagini e dei pannelli è quello che vi dicevo due minuti fa. E insomma, il lavoro nel suo insieme, la struttura del lavoro nel suo insieme continua a rimanere piuttosto enigmatica. Gombrich, nella sua Gombrich è uno dei tanti che ha lavorato al Warburg Institute, Curtius Benjamin ha lavorato al Warburg Institute, Gombrich, Sachs, Panofsky, e Gombrich ha scritto pure una biografia intellettuale di Warburg, paragona l'Atlante e Mnemosine a alcuni tipi di poesia del XX secolo, probabilmente pensava a Pandia, Eliot, la Terra Isolata e il Cantus, in cui un esercito di allusioni storiche o letterarie rivelano e nascondono strato su strato di associazioni personali. Questo è un modo molto ricco di dire che qui veramente non è chiaro quale sia il significato di questo, di un padello come questo, su cui tornerò più avanti. Ecco, però c'è, spesso viene paragonato, tra l'altro, da tante limousine al lavoro di Benjamin sui passaggi, e quelli di voi che hanno visto il lavoro sui passaggi sanno. Mille pagine, frammentarie, non è chiaro. Rispetto al Passagenwerk, Mnemosine è 10 volte più oscuro. Cioè, Benjamin è un modello di chiarezza e di organizzazione rispetto a questo. Quindi, questi sono i problemi di fronte ai quali si trova chi vuole ragionare sull'impresa di Dante. Però c'è un filo attraverso il labirinto.
Novecento, e il filo è la più grande creazione concettuale di Warburg, che è questo concetto della pathos formula. Pathos è formula, formula per la espressione del pathos, della passione, del superlativo dell'emozione. Ci sono molti, lo vedremo tra un attimo, molte possibili sinonimi, diciamo, una galassia semantica, antiche formule di espressione psichica e fisica estremamente intensificate, antiche formule di gestualità superlativa, queste sono espressioni che Warburg usa nel saggio in cui introduce il concetto, che è un saggio su Dürer del 1905. Ora, questo è un concetto veramente molto potente, e questo è stato detto da molte persone prima di noi, forse meglio di tutti, da Salvatore Settis, un saggio che credo esista purtroppo solo in tedesco. È un concetto molto forte perché riesce a congiungere due idee che sono, dal punto di vista semantico, agli opposti. Cioè, da una parte il pathos, cioè una forza improvvisa, sconvolgente, irresistibile, dall'altro la formula, cioè un pattern stabile, un modello stabile che si può ripetere. Il pathos è istantaneo, la formula dura nel tempo e quindi produce un'altra parola chiave del lessico warburgiano, il Nachleben, cioè la sopravvivenza, la vita postuma, la permanenza dell'antichità, che è quella che poi lui ritraccia qui nel attraverso questo loro Nachleben, questa loro sopravvivenza, le formule del pathos drammatico all'antica, scrive Warburg nell'introduzione a Mnemosine. L'introduzione a Mnemosine è un testo di 4-5 pagine, che seguono appunto 1000 immagini, praticamente senza nessun commento. E io l'ho vista, ho avuto forse qualcuno di voi pure, a Siena una ventina d'anni fa, è stata riprodotta questa cosa. E tu passi di pannello in pannello in un discorso di ammirazione sconcerto. Cioè, ogni tanto ti pare di capire qualcosa, poi il pannello successivo cambia completamente tutto, non sei più sicuro. È veramente un'impresa impressionante questa cosa. Bon, attraverso questo loro Nachleben, le formule di pathos drammatico all'antica, riuscirono a ottenere, secondo me, una schiacciante egemonia tra tutte le convenzioni artistiche. E il termine pathos formula, alcuni di questi pannelli hanno delle piccole annotazioni di Warburg, torna nel, chiamiamolo, titolo di due di questi pannelli, Eccesso di pathos formula 1 e pathos formula in Dürer. E invece il termine pathos torna di nuovo nelle annotazioni, ma brevissime, 8 parole, 12 parole, 20 parole, di una decina di anni. Non è detto che Mnemosine abbia un centro. Se ha un centro, questo centro è sicuramente la pathos formula. È stato scritto molto sulla pathos formula, è stato scritto molto da gente molto intelligente e con molta intelligenza. Credo che nessuno, a quel che sappiamo noi, abbia avuto voglia di fare quello che abbiamo provato a fare Leo e io, cioè per l'appunto operazionalizzare questo concetto. Operazionalizzare è un termine che si usa poco, per fortuna, perché è una parola bruttissima e anche difficilissima da pronunciare, ma imparato. Operazionalizzare ormai si usa in modo un po' così andante, come se fosse sinonimo di realizzare, ma non lo è. È una di quelle rare parole che è stata quasi inventata da un fisico americano, Bridgman, negli anni 20 del secolo scorso, e voleva dire trasformare un concetto in una serie di operazioni quantitative. È un significato molto preciso. Allora, la nostra idea era, benissimo, prendiamo questo concetto centrale dell'Atlante e vediamo se si riesce a trasformare in una serie di operazioni. Naturalmente, voi capite che la pathos formula non era stata immaginata da Warburg con questo esito di vista. Mica lui non sarebbe mai venuto in mente che questo potesse venire quantificato. Questo naturalmente rende la faccenda più difficile, però al tempo stesso la rende anche molto più significativa, perché se voi ci pensate, tutti i grandi concetti della storia dell'arte, dell'estetica, della teoria letteraria, della filosofia, cioè praticamente tutti, presentano lo stesso problema. Sono stati pensati in epoche o in
diciamo, in una prospettiva che non aveva la quantificazione. Quindi, se uno vuole fare, come io voglio fare, almeno in una delle mie due incarnazioni, se uno vuole fare storia quantitativa della cultura, ha di fronte a sé questo video: o ignora tutti i concetti più importanti del campo, che è una cosa di battaglia, che è una cosa che nessuno dichiara di voler fare, ma che io, che in questo campo lo conosco un pochino, molto spesso penso che molti fanno, cioè si comportano come se uno potesse scrivere di storia della letteratura, storia dell'arte, ignorando tutto quello che la teoria della letteratura fa. Perché? Perché è difficile tradurre la teoria della letteratura in questi mercati di numeri, per metterla proprio in sommo. O decidi di ignorare l'elaborazione teorica di un secolo, due secoli, quello che sia, oppure devi trovare un modo di misurare questi concetti. Questo è quello che abbiamo provato a fare. Parlare di misurare un concetto, di operazionalizzare un concetto, tuttavia, è ovviamente fuorviante, perché dall'idea che tu prendi il concetto nel suo insieme e immediatamente cerchi di trasformarlo in una serie di operazioni, mentre invece il primo passaggio consiste nello smontare il concetto. Cioè non riesci a prendere soprattutto un concetto così complesso come fatto a scuola e tirarne fuori subito. No, lo devi smontare. E lo devi smontare perché devi cercare quegli elementi del concetto che siano passibili di trasformazione quantitativa. No? Perché questo è il punto, cioè tu devi trasformarlo in numeri, però alcuni aspetti sono più vicini, con alcuni aspetti del concetto è più facile fare questo. Al tempo stesso, gli aspetti che tu vuoi quantificare non devono essere semplicemente quelli più facili, devono anche essere aspetti essenziali per l'architettura teorica del concetto. Se no finisce che operazionalizzi le cose periferiche, allora francamente non ne vale proprio la pena. Quindi devi riuscire a trovare all'interno di un concetto elementi che siano quantificabili e tuttavia centrati. Il che vuol dire che prima di cominciare a contare, di cominciare a fare qualsiasi operazione davvero quantitativa, devi fare un lavoro di analisi del concetto, come io francamente non ho mai fatto, ma neanche quando prima dell'Atlante, prima che mi venisse questa volta. Perché? Perché è diciamo così, è la tecnica stessa che te lo richiede, di guardare così, di smontarlo, di guardarlo con una grande precisione. Spero che un paio delle cose che dirò nei prossimi minuti vi diano un'idea. Guardi, il concetto, la prima cosa che noti di fronte a Pathos Formel è quanto sbilanciato internamente sia il concetto. In questo senso che Pathos e Formel, io tengo Pathos nella mia traduzione, vi ripeto, passione, emozione di tipo estremo, superlativo dell'emozione, quella cosa lì, diciamo Pathos. Pathos da una parte e Formula dall'altra sono non solo degli opposti semantici, ma hanno anche un peso completamente diverso all'interno del concetto. Pathos è molto più importante di Formula. Questa introduzione all'Atlante, che è appunto un testo di poche pagine, ogni volta che Bartle parla del pathos è come se gli si accendesse l'intelligenza e la creatività linguistica, la capacità di variare sul concetto. Fervore orgiastico, impressioni fobiche, altissima emozione interiore, esperienza appassionata, esaltazione pagana, scatenamento infinito, abbandono interiore, ebbrezza assassina, fervore parossistico, eloquenza strepitante, e così via. Questo è il 5 pagine. Cioè ogni volta che si avvicina al pathos proprio gli si accende l'intelligenza. Formula perfetta. Quindi è un concetto profondamente sbilanciato, che non vuol dire che non ci sia la formula, ma vuol dire che dal punto di vista dell'elaborazione concettuale è molto sbilanciato. E quindi abbiamo cominciato, cominciamo a guardare al pathos, che è la cosa più importante. Che vuol dire misurare il pathos? Un po' di letteratura secondaria, ho detto, molta gente è molto brava a scrivere.
questo. Nelle pathos form i movimenti esteriori e al fuori del corpo nel suo insieme riescono a trasmettere lo stato dell'emozione interiore, scrive David Friedberg, uno storico dell'arte, molto tradotto anche in Italia, che è attualmente il direttore del Vario Ministro. Corpi ondeggianti, vestiti, abiti che svolazzano, capelli che, pensate soprattutto a Botticelli, capelli che appunto anche loro svolazzano al vento, tutto questo riesce a trasmettere l'idea di una interiorità eccitata. Il concetto della pathos form ha dato alla storia dell'arte accesso alla dimensione antropologica fondamentale del sintomo inteso come il movimento dei corpi. Questo è Georges de Dieu-Bernard. Philippe Alain Michaud in Abby Warburg che l'immagine in movimento. Non era più la statica, il corpo statico e ben bilanciato che serviva a Warburg come modello dell'antichità, come era per Winckelmann, ma era il corpo catturato, preso in un gioco di forze irresistibili. Un corpo isterico, conclude un quarto autore, Sidney Schadler, in un saggio in cui parla di uno dei pazienti di Charcot. Warburg probabilmente conosceva gli esperimenti di Charcot sugli isterici. Un paziente di Charcot viene descritto da Schadler come questa paziente donna dava vita a un vero alfabeto di gesti appassionati con il suo corpo. Movimenti del corpo, corpi ondeggianti, corpo isterico, il corpo preso in un gioco di forze irresistibili, e la faccia? Silenzio, non ne parla nessuno. Che strano. Ancora più strano, se si pensa a quello che la faccia gioca in un libro, di rado una cosa del genere dipende da un solo libro. Se c'è un libro che mise Warburg su questa strada, Ein Buch, das mir hilft, punto esclamativo, un libro che mi aiuta finalmente, scrive nel suo giornale. Questo libro era il saggio di Darwin sull'espressione delle emozioni nell'uomo e negli animali. Warburg lavorerà su immagini, su come le immagini trasmettono l'emozione interiore. Il libro di Darwin contiene 34 immagini di emozione umana, 32 di queste immagini sono concentrate sulla faccia. I muscoli intorno agli occhi compaiono, sono il primo aspetto del corpo che compare nel libro, compaiono nella seconda pagina dell'introduzione, le sopracciglia, gli angoli della bocca, i muscoli della faccia, la glottale e la rossire seguono nelle pagine seguenti. Dovrò spesso riferirmi ai muscoli del volto umano, spiega Davide. Le prime tre immagini del libro sono dei disegni anatomici dei muscoli del volto umano. Di recente Carlo Ginzburg ha scritto un libro in cui riafferma l'importanza del libro di Darwin per l'opera di Warburg, e pure sceglie in Darwin una pagina in cui si parla di riso, sorrisi, il volto ridato di lacrime, il passaggio improvviso dal riso al pianto. Insomma, Darwin si concentrò soprattutto sull'espressione del viso. Questa è la conclusione di un altro studioso, Philip Fisher, in The Making of Bed, le emozioni di Orwell. Capite che succede qua? Un libro che mi aiuta e poi Warburg fa esattamente il contrario di quello che aveva fatto Darwin. Non per mancanza di interesse nel volto in sé. C'è un suo saggio del 1902 sull'arte del ritratto della borghesia fiorentina in cui ci sono queste persone, le belle immagini, quello è Lorenzo il Magnifico. Senti, questi sono i tre figli dei medici, accompagnati da poliziani, Dulci e Franco, e lui, quello che Warburg riesce a fare con queste sei facce, è straordinario, cioè sembra un dettaglio, è veramente
veramente molto inquietanti, sono come delle facce che salgono dagli inferi queste sei volte. E lui è bravissimo nell'analizzare queste espressioni, soprattutto forse quelle dei tre bambini. Quindi gli interessavano le facce, però non gli interessavano il rapporto al pathos. Quella era la cosa. Il porto umano ovviamente era la storia dell'arte che interessava, ma non quando si parlava di pathos. Quello che lui dice sui capelli, da questo punto di vista, è vi avevo citato il brano di Friedberg in cui dice i capelli che svolazzano al vento sono un indice di emozione anteriore. Bardo stesso lo dice più di una volta nei suoi saggi su Botticelli. Ora, associare le emozioni ai capelli è un modo di portarle il più vicino possibile, letteralmente di attaccarle al volto senza però parlare del volto. C'è qualcosa di quasi un Heimlich in tutto questo, cioè veramente una posizione esterna. Però il problema non è che sia sbagliato, in realtà secondo me Bardo aveva ragione. Cioè, rinunciare a introdurre il volto nell'analisi del pathos era un modo anche implicito di rimarcare la rottura tra il pathos che interessava a lui e le emozioni che interessavano Darwin. In che senso? Nel senso che il pathos è qualcosa di troppo forte per essere trasmesso dai muscoli del viso e dagli angoli della bocca. Quando diciamo il pathos è qualcosa che prende il corpo nel suo insieme, è una cosa che sovrasta, che prende controllo e che lo strappa al soggetto. Uno è, come dire, paralizzato dalla paura, infiammato dalla rabbia, strappato. Quando si parla di pathos in genere si ricorda dei passivi. Ora mi crea un problema cercare di passare dall'inglese all'italiano. Invece di solito noi proviamo un'emozione, almeno grammaticalmente, continuiamo ad essere soggetti. Noi proviamo un'emozione, abbiamo un'emozione, però è il pathos che ha noi, non viceversa. C'è proprio una simmetria tra questi due. E secondo me il ruolo del volto nell'una e non nell'altro è un aspetto di tutto questo processo. Quando un'emozione può essere trasmessa attraverso piccoli movimenti dei muscoli degli occhi e della bocca, vuol dire che questa emozione è già tenuta sotto controllo, ma allora non è pathos. Quindi è giusto escludere il volto. Quindi noi abbiamo escluso il volto dal nostro studio del pathos. Secondo me l'hanno fatto tutti, però credo che noi siamo i primi che lo diciamo a chiare lettere. E qui vedete naturalmente magari ci sbagliamo, se ci sono degli storici dell'arte, qui sarà interessante vedere se secondo me ci sbagliamo. Anche se ci sbagliamo, la scelta fa capire un aspetto importante di questo processo di operazionalizzazione. Cioè, se tu cerchi di operazionalizzare un concetto, devi essere assolutamente chiaro sulla tua interpretazione del concetto. O misuri la faccia o non la misuri. Lo devi dire perché lo devi fare. Per cui la chiarezza non è una scelta, non è un fatto di stile. La chiarezza diventa un constraint logico, come si dice constraint? Non costrizione. Per troppe voci, un obbligo, sì. Una necessità, un vincolo. Un vincolo. E ecco, e secondo me l'epistemologia delle scienze umane avrebbe da guadagnare ad avere un po' più di vincoli logici nel suo modo di progetto. Poi, niente facce in tutto quello che segue. Viceversa, i movimenti all'esterno e all'infuori del corpo nel suo insieme, ma poi fondamentalmente delle braccia e delle gambe. Questo è le ninfe e le menadi danzanti che corrono dei saggi fiorentini, e ancora di più sono le braccia alzate di un quando questa è una incisione veneziana della fine del 400, nel saggio in cui Bardo introduce la pathos-forma, lui parla di questa immagine come un'immagine particolarmente incisiva per lui. E come potete vedere, qui ci sono quattro menadi
le braccia alzate e Orfeo, la morte di Orfeo, che a sua volta alza un braccio nel vano tentativo di difendersi. E anche qui la letteratura secondaria insiste moltissimo su questo rapporto tra pathos e braccia. Friedberg di nuovo isola come particolarmente significativa la madre dolorosa con le sue braccia aperte nel dolore. A proposito dei disastri di Goya, trova un'immagine in cui c'è qualcuno che sta per decapitare un altro con un'ascia, dice una cosa che quasi ci viene voglia di fare pure noi quel gesto, perché sta ragionando sui neuroni aspetti in quel momento. Però potremmo pure fermare questo braccio che sta per scendere, e forse l'associazione più forte tra braccia e pathos viene da un libro italiano di recente che si intitola Tre figure, di vari autori, in cui Settis si concentra su quello che lui chiama il braccio della morte, questo braccio che cade a un angolo di 90 gradi in Meleagro e poi in Cristo. E queste sono due immagini. Carlo Ginzburg si sofferma su quella che Barbour stesso, credo, chiamò la menade sotto la croce, cioè questa figura con le braccia alzate, e Maddalena, ma riproduce il gesto delle menadi antiche. E però il saggio veramente più impressionante da questo punto di vista è di Maria Luisa Catoni, che ha trovato un'immagine veramente straordinaria di donna, che lei chiama donna disperata in movimento, che corre in avanti con queste braccia gettate all'indietro. E ritornerò su questa immagine nelle conclusioni di questa conferenza. E incidentalmente questa non faceva parte, non c'è nessuna immagine come questa nell'Atlante, è una cosa interessante su cui appunto dobbiamo ancora qualcosa. Alla fine, e a questo punto, come dire, la preparazione concettuale più o meno è finita, e entriamo nella parte quantitativa della ricerca. E qui il primo problema è un problema di differenza tra la ricerca quantitativa in storia dell'arte e la ricerca quantitativa, non so, in musica o in letteratura. Musica e letteratura hanno dei sistemi linguistici, con delle unità discrete, parole, note, anche delle unità più grandi, frasi, paragrafi, misure, modulazioni, e via, si possono creare facilmente dei programmi i quali riescono a lavorare su questi dati che già esistono, diciamo, nella cultura. Non esiste un'analoga segmentazione del linguaggio delle immagini. C'è un alfabeto verbale, musicale, ci sono delle unità semplici di questo alfabeto, appunto le parole, e così via, non c'è durante nell'immagine. Per cui la prima cosa che si deve fare, se volete, se uno vuole quantificare le immagini, è inventare un alfabeto. Vi dicevo, questo allora nessuno riesce a vedere, è il saggio in cui la pathos formula viene inventata. Questa è una serie di immagini dall'antichità al 500 per la morte di Orfeo. Voi guardate queste immagini ed è chiaro, intuitivo, che si assomiglia. Però il problema che avevamo Leo e io era, sì, e come si fa a misurare questa somiglianza? E noi abbiamo risposto già in tre scelte incastrate una dall'altra. Per prima cosa abbiamo staccato le figure umane dal contesto e inscatolando ogni figura in una specie di scatola. Se il pathos è trasmesso, incorporato letteralmente nel corpo, benissimo, noi guarderemo solo al corpo. Seconda decisione, più drastica, più radicale: abbiamo tolto di mezzo il colore, i vestiti, la carne, la faccia, le mani, abbiamo ridotto corpi umani a degli scheletri di 12 segmenti. C'è voluto un po' di tempo per decidere 12, se volete poi ci ritorniamo. Questi 12 segmenti.
Uno dovrebbe cominciare con mettere, qui avrei dovuto riprovare il testo in italiano, me lo sono tradotto in inglese, e ora sto citando da un Battista Alberti, della pittura, cioè, bisognerebbe cominciare con mettere le ossa e poi aggiungerci i muscoli. E quindi uno potrebbe dire, cioè, in fondo abbiamo, c'era un precedente, ma non è per questo. Uno potrebbe pure dire, ma i pittori e scultori per molto molto tempo hanno usato dei piccoli manichini, piccoli grandi, insomma, che assomigliano tantissimo, fondamentalmente la stessa cosa, in tre dimensioni, però di nuovo non è per questo che non l'abbiamo. Noi non volevamo cercare di riprodurre i passi reali del processo di pittore di a volte forse il procedimento che abbiamo seguito permette pure di vedere questo. Però non era questo il nostro scopo. Noi volevamo creare un piccolo alfabeto. E lo scheletro, questi scheletri, io continuerò a chiamarli scheletri, ci servono a questo. Eravamo convinti che per quantificare, per misurare un concetto così complesso, bisognava iniziare con una scelta di riduzione. Sapevamo che perdevamo un sacco di cose, figurarsi, perdi colore, pittura, perdevamo un sacco di cose, per non dire le facce, i corpi, così via, perdevamo un sacco di cose. Però l'alfabeto era più importante, ai fini di questa ricerca. Poi vedremo se ne balza la pena. Terza scelta, ancora più radicale, vabbè, c'hai questo alfabeto, questi schemi, e ora che misura? Abbiamo misurato un solo tipo di variabile, cioè gli angoli formati da questi arti. Abbiamo normalizzato come se tutti questi corpi fossero delle stesse dimensioni e abbiamo misurato soltanto gli angoli. Se, di nuovo, c'è una ragione, se il pathos viene trasmesso da movimenti verso l'esterno, da braccia gettate all'infuori e così via, beh, allora gli angoli formati dagli arti rispetto all'asse centrale del corpo dovrebbero essere una misura di questa, non la misura, ma una misura. Gli angoli seguono, ti fanno acchiappano, degli arti che si estendono nello spazio e che dunque violano quel portamento eretto che era che indicava self control e decoro. Questa è una cosa, un saggio di pittura sulla pittura del Cinquecento che non ha nulla a che vedere con il nostro lavoro, cioè che in realtà in qualche modo ha qualcosa a che vedere perché parla dei trattati di danza del Cinquecento come la danza, quindi i movimenti della danza venissero spesso interpretati come eccessivi, troppo pieni di passione rispetto. Bon. Più grandi sono gli angoli, minore è il controllo e maggiore è il pathos. Naturalmente le cose poi non sono esattamente così semplici, però alla fin fine questa è la base del discorso. E poi gli angoli ci hanno permesso di mettere tra parentesi quasi tutto quello che riguardava il corpo, le dimensioni, il sesso. Le proporzioni, le spalle larghe, le gambe lunghe, tutto questo scompare e noi ci concentriamo soltanto sui movimenti del corpo e le forze che vengono applicate al corpo. Cioè, in altre parole, concentrarsi sugli angoli ti permette di enfatizzare il dinamismo del corpo, che a noi sembra era quello su cui Warburg andava ragionando. Il problema della vita in movimento che lui associa alla scommessa. Di nuovo, magari ci sbagliamo, però questa nostra scommessa sugli angoli nasce, è una scommessa concettuale, nasce da un'interpretazione del concetto di pathos formal e anche della letteratura secondaria sul pathos formal. Non è semplicemente un modo semplice per misurare le cose, è un modo di vedere l'idea. Quindi, conclusione. Al programma scritto da Leo sono stati dati 12 segmenti e 11 angoli, 11 perché la spina dorsale la mettiamo sempre per dritto, anche qui diciamo una decisione
quasi inevitabile, spiegazione lunga, ce la teniamo per dopo, se la volete. 12 segmenti, 11 angoli. Questo era tutto quello che l'algoritmo aveva per riconoscere il patoscore. Un brevissimo parentesi teorica e poi vediamo in città. Allora, abbiamo cominciato a parlare della brevissima parentesi teorica dedicata a quelli a cui piace la teoria della letteratura. Abbiamo cominciato ragionando su questo sbilanciamento interno del concetto di pathos forma. L'avevamo diviso tra pathos e forma, ci eravamo concentrati sul pathos, avevamo sezionato a sua volta il pathos, avevamo escluso la faccia, avevamo ammesso il corpo, avevamo sottolineato le braccia, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, arrivati a questi scheletri, siamo finalmente entrati nel regno delle forme, delle immagini concrete come questo Orfeo, questo potrebbe essere quello di quale sia, questo Orfeo è stato trasformato in uno schema iconografico fatto di unità minime discrete che sono ripetibili e combinabili. E qui ho citato un brano del saggio di Maria Luisa Catoni sulla donna disperata. 12 segmenti e gli 11 angoli sono esattamente quelli, sono unità minime, discrete, ripetibili e combinabili. Ora il problema è, questi schemi sono un esempio di una formula o sono un esempio di una forma? Può sembrare una cosa un po' la stessa degli altri, un po' bizantina, però in realtà non lo è, perché è chiaro che i due concetti sono simili, però non sono affatto identici. E secondo me tra i due corre una differenza in realtà molto importante. La forma, la funzione principale della forma, sicuramente per Warburg e forse anche in generale, è quello che Warburg nell'introduzione alle musine chiama la funzione anticaotica dell'arte. Cioè, rispetto a un mondo che ha un'enorme quantità di stimoli, di commenti appassionati, ma anche al di fuori del palazzo, un mondo pieno di cose, di movimento, tutte diverse tra loro, la forma è un modo di selezionare, di ridurre gli elementi in gioco e di combinarli in una struttura complessa. La formula former ha una funzione diversa. Rispetto alla forma, intanto opera un'ulteriore riduzione e soluzione, un'ulteriore selezione e riduzione degli elementi. La formula è una forma più piccola, come il diminutivo da cui viene, la formula sì, è una forma minore, diciamo così. Però la cosa molto importante è che la formula in realtà introduce una dimensione che è completamente assente dalla forma, che è la dimensione del tempo. La formula è una forma che ha imparato a ripetersi, a replicarsi. È una formula, è una forma che riesce a sopravvivere, non è solo una forma. Naturalmente la ripetizione era sempre all'orizzonte del concetto della forma. Unità ripetibili, dice Platone. Io stesso a suo tempo ho scritto un saggio in cui definivo la forma l'elemento ripetibile della letteratura. Però ripetibile, non ripetuto. Le formule attualizzano quello che nella forma è ancora pura potenza. Sono forme che hanno appunto, che sono riuscite a realizzare una sopravvivenza. E quindi possiamo concludere che come la forma, con la sua padronanza rispetto al caos empirico, è forse il concetto fondamentale della morfologia estetica, la formula, con la sua attenzione per la ripetizione del tempo, è il concetto fondamentale della storiografia estetica. Ultimo punto. Dalle forme nascono le formule e mai viceversa. Per cui, logico anche che spesso formula ha sempre una connotazione un po' negativa, è qualcosa che evoca un pochino un senso di mancanza, un senso di nostalgia per quello originale che viene solo
imperfettamente riprodotto. Gli uomini vogliono andare indietro, scrive Nietzsche in un frammento dell'85, indietro, dai padri della Chiesa ai greci, dal nord al sud, dalle formule alle forme. Dalle formule alle forme, bellissima espressione, in realtà, se noi conosciamo delle forme, è solo grazie alle forme. Come faremo a conoscere una forma che non si è mai ripetuta? Sì, in teoria potrebbe essere, però è solo grazie all'esistenza più imperfetta delle forme che noi possiamo accedere all'idea di forma. Quindi Bartung, secondo me, ha avuto ragione a fare della formula, non della forma, la pietra angolare della sua storiografia. Detto questo, vediamo un esempio di questo. Bartung è a Firenze nel 1900, insieme a Andrei Jolles, l'autore di Forme minime, forme semplici, scusate, l'autore più tardi, e Jolles scrive una lettera. Che è successo? Cerchè la fame, io credo. Una giovane signora sta giocando con me a un gioco crudele. Sono io che le corro appresso o è lei che mi insegue? Non lo so più. Un momento è Salomè che danza con il suo fascino mortale. Ora Giuditta, orgogliosa del suo trionfo, che porta con passi baldanzosi la testa del generale assassinato. Ora sembra nascondersi nella grazia adolescente di Tobia, il quale cammina coraggioso e felice. A volte la vedo con Serafino, Gabriele, che porta la buona novella, in una giovane donzella dello sposalizio, una madre terrorizzata che fugge dalla strage degli innocenti. Ho cercato di rivederla, di ritrovarla, come l'avevo vista per la prima volta a Santa Maria Novella, ma nel frattempo si è moltiplicata. Salomè, Giuditta, Tobia, Gabriele, la donzella, la nana, questo è quello che è una forma. Sempre la stessa, diciamo, lo stesso schema fondamentale, ma in incarnazioni che continuano a cambiare. Una di queste incarnazioni, che è quella che riguarda questo scambio, era particolarmente importante per gli Holles e Cerchè la fame, questa famosa giovane signora. È questa, è l'ancella di un quadro del ghirlandaio, speriamo che ciò non ciò l'immagine. Nella primissima immagine, nella primissima tavola che avevo fatto vedere, c'è un quadro che nasce Giovanni Battista, in cui questa figura è all'estremità in basso del quadro, magari dopo la rivediamo. Al massimo è malissimo perché sono un quadro trattante. E la ninfa la chiama Bartung. E già nel nome, è come se lui avesse scritto nel nome questo nachleve, questa persistenza dell'antico nel moderno. La ninfa e il suo pannello, che è il pannello 46 dell'Atlante, sono stati per noi il test del metodo. Abbiamo elaborato gli scheletri, vabbè, funzionano questi scheletri. Abbiamo preso tutte le immagini, tutti i corpi completi che ci sono col pannello, li abbiamo trasformati in questi scheletri, che sono poi dei vettori di scheletri, cioè la combinazione degli 11 angoli. Ci siamo soffermati sulla prima componente principale del dataset, vale a dire sulla serie di dati, che contiene la massima variazione interna, e ora cerco di spiegarmi in un modo un po' più civile. Questa è una rappresentazione della prima componente principale. Questo è lo scheletro del pannello 46 e non è che quel braccio lì, effettivamente quelle 13 o quelle che sia immagini, non è che rappresenta, non è che nel pannello il braccio sinistro o destro noi lo diamo, qui è la stessa cosa, una volta trovate qui, una qui, no, quella è semplicemente una misura per dire il massimo della variazione si trova nel braccio alzato. Il secondo massimo di variazione si trova nella gamba in movimento, e quindi queste tre cose contrassegnate dalle frecce, questi angoli dei tre arti sono quelli che formano la prima componente principale. Quindi
qui, vedete come appunto questo sia un metodo, questa è un'immagine, sembra un po' un'immagine un po' futurista questa qui, no? Che sottolinea che lavora sul dinamismo del corpo. Bon, sulla base di questa prima componente principale, una cosa è emersa chiaramente, cioè che bastava questa per differenziare tutte le linfe da questa parte del pannello dalle non linfe che stanno da questa parte. Bastava semplicemente un'unica misura, tante misure si possono fare, bastava semplicemente questa per differenziare la figura di Pacos, che per se poi la linfa sia una figura di Pacos, questa è un'altra discussione, però per Pacos lo era, è un Pacos addomesticato, come dice lui, ma ancora è un Pacos. Ora, la cosa forse importante per me da spiegare a questo punto è che la componente principale non è un tratto, un elemento scelto dal ricercatore. Questo è semplicemente una proprietà statistica dei dati che noi abbiamo, indipendente da qualsiasi agenda, da qualsiasi piano che abbia il ricercatore, però riusciva perfettamente a separare le linfe dagli altri corpi. 12 segmenti e 11 angoli bastano a un algoritmo per individuare le pathos forming? Beh, nel caso della ninfa, sì. È come se lo scheletro avesse funzionato come un'impronta digitale, no? Separando la giovane signora di Ioles da tutte le altre figure. E quindi due cose diventavano immaginabili a questo punto, passato questo primo test. Primo, gli scheletri possono funzionare anche a una scala più ampia di un pannello, questo è un pannello con alcune decine di immagini, e se ci muoviamo a centinaia o migliaia di immagini continuerà a funzionare. Secondo, ho detto, gli scheletri hanno funzionato da buone impronte digitali, possono essere qualcosa di più di un'impronta digitale, perché guardate, l'impronta digitale è ottima per identificare una persona, però non si dice niente su quella persona. Francesco, io abbiamo delle impronte digitali diverse, ma la impronta digitale non potete sapere che uno ha 22 anni da un'altra, veramente costa l'evidenza. Quindi, quella delle impronte digitali identifica, ma l'identificazione non è analisi, e forse, per me almeno, non è neanche conoscenza, eccetto in un modo proprio molto elementare. Quindi i nostri scheletri potevano essere qualcosa di più che uno strumento di identificazione. Però, prima versione, funzionano su una scala più ampia? Per vedere se funzionavano, noi abbiamo preso esattamente un terzo dell'Atlante, cioè 21 pannelli su 63 e circa 1700 corpi. Corpi, ma un terzo, perché questo andava fatto a marzo, cosa che ci voleva un sacco di tempo, e poi questi 1700 scheletri li abbiamo sottoposti a un clustering algorithm, un algoritmo che appunto fa un'operazione di clustering. Clustering è un'operazione che cerca, in base a certi tratti, pone delle figure simili nello stesso cluster e invece figure dissimili in altri cluster, e continua a rivedere le immagini migliaia di volte finché tutte quante, finché è stato creato un ordine, diciamo, una divisione tra questi cluster. E noi speravamo che l'algoritmo, appunto questo cluster di algoritmo, questo secondo algoritmo, riuscisse a identificare le patosfore, separarle dalle altre immagini, e forse anche distribuirle in un modo tale che suggeriva qualcosa sui rapporti tra le patosforme stesse. Per quelli di voi che di queste cose ne sanno più di me, questo era un K-means algorithm, che in questo caso ha diviso queste 1700 pose, queste 1700 figure in 16 cluster. 16 è stato un numero deciso da noi. È un compromesso, abbiamo provato con vari numeri, è un compromesso, voi purtroppo per questo tipo di algoritmi lo devi decidere in anticipo quante scatole, quante classi vuoi, e naturalmente questo pone dei limiti. 16 era un compromesso tra avere troppi pochi cluster, troppi pochi gruppi,
nel qual caso immagini diverse finiscono nello stesso gruppo. Pensate, se hai un unico gruppo, tutte le immagini stanno insieme. Questo naturalmente non ti dice niente a proposito delle immagini. Questo è, diciamo, Scilla. Invece Carilli aveva troppi cluster, per cui anche immagini che sono simili finiscono ad essere divise. 16 è una cosa, è appunto un compromesso, però un compromesso convalidato da una cosa che è difficile. A questo punto siamo in una dimensione che per me è molto complicato spiegare e capire anche. Questa vicinanza o lontananza tra queste immagini, Leone continuava a dire, dice, beh, noi abbiamo 11 angoli, per cui 11 dimensioni, dice, quindi la distanza tra questa immagine e quell'altra, tu pensi, è come se uno dovesse camminare da questa immagine all'altra in 11 dimensioni. Sì, vabbè, che vuol dire camminare in 11 dimensioni? Insomma, però, per fortuna, si possono, ci sono gli altri algoritmi che riducono le 11 dimensioni a 2. Questo naturalmente fa sì che molta informazione si perda, però molta, non tutta, e quando abbiamo ridotto le 11 dimensioni a 2, come potete vedere, i cluster sono piuttosto ben differenziati gli uni dagli altri. Torneremo su questa immagine, il che suggeriva che 16 era effettivamente un compromesso accettabile, che faceva sì che non ci fosse sovrapposizione, non c'era confusione tra le immagini, c'erano dei confini un po' facili, un po' incerti. Ora, vediamo dove perché mi sono perso. Come funzionava questo? Ogni cluster viene definito dal suo centro e il centro, quindi avevamo 16 immagini centrali e sono queste qua. Questo è quello che ci ha dato l'idea della totem dance, della danza degli scheletri, della danza di Anuna. Questi sono gli scheletri centrali per ognuno di questi cluster, con il numero di immagini in ognuno di questi cluster. Però ognuno dei cluster poi era molto più complicato di questo, perché era, il cluster poi era creato da un altro algoritmo gerarchico che poneva, adesso vi faccio vedere una zoomata, diciamo, del cluster numero 1. Ecco, come vedete, queste sono le vari scheletri, questi sono tutti nello stesso cluster, e quelle specie di scatolette sopra di loro è un modo di misurare la distanza. Se devi salire molto in alto per andare da uno scheletro all'altro, vuol dire che sono molto distanti. Come vedete, ognuno di questi cluster aveva una misura delle distanze, gli scheletri, l'immagine, e poi sotto una serie di metadati, l'autore, la data, il pannello, il numero dell'immagine, e così via. Questi non li possiamo, non si vedono. Ecco, forma e formula, se ci pensate, il rapporto tra questa potrebbe essere la formula e questa potrebbe essere la formula, cioè un'immagine centrale e poi la sua incarnazione in una varietà che però rimane in qualche modo legata a questa immagine centrale. È un'analogia imperfetta, però tanto per darvi visto fisicamente. E così con questa totem dance, per l'appunto, questa nostra operazionalizzazione delle pathos formal era praticamente giunta alla conclusione. Avevamo ridotte, avevamo fatto il processo di riduzione, poi avevamo calcolato le somiglianze. A questo punto bisogna vedere se era funzionale. Se la logica che avevamo seguito era sensata, allora gli angoli su cui avevamo basato tutto il mercato in fiera, misurando la distanza degli archi dall'asse centrale del corpo, dovrebbero essere riusciti a catturare anche il pathos, lo stato di eccitazione che va a colpire. Però naturalmente a questo punto dovevamo risalire, mancano ancora 10 minuti, non vi spaventate, dagli scheletri ai corpi stessi. A prima vista sembrava che ci fossero 6 o 7 cluster agitati. Finalmente mi stavo rilassando quasi via. 6 o 7 cluster pieni di pathos, però
alcuni casi in realtà si è scoperto che era un errore, perché vedete, questi tre cluster qui, che erano 6, 11 e 16, sembrano molto agitati, no? Sembra che queste figure, però in realtà non sono agitati per niente, perché come potete vedere sono figure che sono inginocchiate o che sono sedute o che sono distese e così via. Questo è stato un errore che potevo correggere. Perché era successo questo? Beh, perché era successo perché, ricordate, prima decisione, inscatolare il corpo umano, separarlo dal contesto. Beh, quando il corpo, quando la posizione del corpo umano dipende moltissimo dal contesto, come quando uno sta disteso a letto, e allora d'improvviso poi è una forma che non ha più senso. Allora, risale appunto dalla formula alla realtà dell'immagine e corregge, e questi tre cluster abbiamo buttato. Non avevano niente a che vedere, sembravano, ma non avevano niente a che vedere con la ragione. Il secondo è un cluster relativamente piccolo che dal punto di vista della turbolenza del movimento è veramente più agitato di tutti. Questo era quello su cui puntavamo moltissimo, però poi in realtà quando siamo passati a vedere le immagini dipendeva dal fatto che Barnum usa tantissime immagini, per esempio un vaso come quello lì, oppure delle carte astrologiche. Allora queste sono configurazioni tali che veramente il corpo viene messo in delle posizioni così strampalate che però non hanno nulla a che vedere con il pathos. Questa seconda, diciamo, lezione che abbiamo appreso sui limiti del nostro metodo, però meno ovvia, diciamo, è anche più interessante, perché la lezione è un po' questa: c'è una correlazione tra la posizione fisica e lo stato emotivo. Perché questa idea della pathos formula è tutta qui, che il movimento del corpo trasmette lo stato interiore, e che lo stato interiore è tanto più interessante quanto più si muove verso il superlativo dell'emozione, l'emozione di tipo superlativo. Bon, però c'è questa correlazione tra emozione e corpo. C'è un massimo dell'emozione, ma il massimo dell'emozione non corrisponde al massimo del movimento del corpo. Inizialmente, ingenuamente, noi pensavamo così, che più uno è emozionato, più no, sono corpi agitatissimi dove l'emozione non gioca alcun ruolo. Vedremo che il massimo dell'emozione ha una, sembra, almeno a noi, avere una sua posizione specifica all'interno dello spettro dei movimenti possibili, però non è la posizione estrema. È una cosa un pochino più diversa. Questo ha lasciato poi tre cluster. Qui le pathos formula cominciano a emergere. Questo qui è Penteo, questo qui è il pedagogo delle figlie di Niobe, così conoscete Atlante, queste sono storie di santi, e soprattutto un cluster, in cui il cluster numero uno, che ho fatto vedere prima, in cui ci sono moltissime delle figure che Barnum stesso identifica come pathos formula: la cacciatrice di teste, Giuditta, la ninfa, la fortuna, le ninfe di Botticelli, la fonte, e chi è quello laggiù? Penteo. Quindi, diciamo, questo che cosa diceva? Abbiamo capito che l'algoritmo effettivamente aveva funzionato. No, vi faccio vedere ancora una cosa. Adesso qui, questa è santissima Madonna, questa è l'immagine che avevamo visto prima. I tre cluster che sono pieni di pathos formula sono quelli lassù, 13, 1 e 7. Vedete come sono tutti e tre vicini e, non, e lontani dal resto. L'algoritmo effettivamente era riuscito a identificare le pathos formula e a raggrupparle in una parte abbastanza piccola della distribuzione. E qui adesso vi faccio vedere forse alcune di queste pathos formula dove stanno. La fonte, ci sta una crocetta rossa lì all'estremo gruppo, poi passiamo, questo è Penteo,
stanno là. Per fortuna no, ormai grosso è fatto, cioè ci servirà ancora un'immagine, magari svelto, che dura, vedete questa è un'altra immagine, vedete la crocetta rossa lassù in cima, questa qui è la fortuna che regge la vena, Kairos, l'opportunità, la chiappa per il ciuffo e lei cerca di reggersi sulle onde, questa è la ninfa, Patros addomesticato è un pochino più vicina alle altre, e questa è un'immagine, era un'immagine, no, questa per ora non la vedo. Poi, allora, l'algoritmo era riuscito a lavorare al di sopra della scala del singolo pannello, aveva identificato le fotosforme, le aveva separate dalle altre immagini. Questo significava che a questo punto, poi con degli altri progressi che sono stati fatti non da noi ma da altri, che però possiamo usare, significa che si può fare uno studio delle fotosforme che va anche molto al di là dal punto di vista quantitativo e quindi anche cronologico, storico, di quello che aveva immaginato Warburg. E questa parte del progetto, la parte diciamo quantitativa, è andata a buon fine. Rimane da chiedersi qualcosa sulla parte morfologica, cioè sul fatto se le patosforme possano giocare un ruolo che va al di là di quello dell'impronta digitale. A parte identificare le patosforme e metterle insieme vicine, lo scheletro ci aiuta anche a ragionare sul pathos, a analizzarlo, a capire in che cosa consiste, che cosa rende un'immagine piena di pathos. Questo è l'ultimo punto, 5 minuti, e qui appunto è un punto di nuovo concettuale, come spesso questi lavori di operazionalizzazione si parte da un concetto, si fa un lungo processo di... un lungo processo di quantificazione, poi si ritorna ai concetti. Warburg di solito, quando scriveva di questo, parlava di pathosformen plurale. Implicito in questo c'era l'idea che c'era una differenza tra la formula per Orfeo e quella per la cacciatrice di testa, la formula del conquistatore imperiale e quella della fortuna. E così, a ogni pathos il suo schema. Scritto Salvatore Settis, questa sembra esattamente l'atteggiamento di Warburg stesso. Ogni pathos ha la sua forma. Nei quaderni di Warburg, molto antecedenti all'Atlante, c'è una pagina con il titolo, per caso di lui, Schematismus der Pathosformen, lo schematismo delle formule di pathos, che è una specie di spreadsheet, una specie di grazia, con varie strisce. Con varie righe in cui c'è correre, danzare, inseguire, trionfare, vincere e così via. L'immagine riprodotta male nel saggio che abbiamo visto di recente sembra che sia rimasta dopo, però chiaramente Warburg aveva in mente appunto una tassonomia differenziata delle forme di pathos. E così avevamo noi, pensavamo che avremmo trovato varie. Questo, che il nostro lavoro ci avrebbe aiutato a differenziare tra loro le formule di pathos. Invece le aveva differenziate dalle altre immagini, però poi le aveva messe tutte insieme. E questo, devo dire, all'inizio ci ha sconcertato. Ma perché devono stare tutte insieme? Cioè, che cosa ha in comune la ninfa con la volte? La fortuna con Orfeo Morente? Per dire delle immagini che abbiamo visto. Chiaramente l'algoritmo aveva visto qualcosa, ma che cosa? Allora, non è che glielo puoi chiedere all'algoritmo, ti devi mettere a guardare questi schemi che ha messo insieme, cercare di capire questi schemi, queste immagini, cercare di capire che cosa hanno in comune. E sembrava che quello che in comune sia questo, che la patosforma non ha solo a che fare con corpi ondeggianti, movimenti all'infuori, corpi isterici, c'è a che fare con qualcosa di molto più specifico, cioè a dire un doppio movimento delle braccia e delle gambe, soprattutto delle braccia, sia per motivi anatomici, che possiamo muovere molto meglio, sia per motivi culturali, trasmettiamo molto di più muovendo le braccia. Però
tipicamente di tutte e due, mo però prova a risvegliare la creatura qua. Era questa, questa sembrava, ecco, movimento sia delle braccia che delle gambe. Ora, questo doppio movimento può far pensare a una cosa che è nota agli storici dell'arte, che di solito va sotto il nome di contrapposto, no, soprattutto agli storici della scultura, cioè a dire contrapposto, che è un movimento in cui sia le braccia che le gambe sono appunto il gioco. Però c'è una differenza, che nel contrapposto, questo è un esempio piuttosto semplice, e la combinazione del movimento di gambe e braccia è di solito estremamente fluida e coordinata. È appunto il movimento dell'atleta, della sfida militare, ci siamo, Davide, o della forza concentrata, come qui nel discopolo. In tutte queste figure, e soprattutto naturalmente nel discopolo, le due parti del corpo sono entrambe attive, ma sono anche entrambe attive in un unico, qui è fantastico, non solo sopra e sotto, ma anche il davanti e il dietro del corpo, è proprio un corpo unito al massimo. Il pathos rompe questa unità, e questa è la specificità. E per questo che movimenti all'infuori, corpi ondeggianti, quel via, non è che sono sbagliati, è che non sono sufficienti, perché mancano, perché non vedono quello che sembra essenziale nel concetto della pathosforma, cioè che questi movimenti delle braccia e delle gambe sono scoordinati. O comunque sono coordinati in modo molto preciso, ma spesso scoordinati. Reggere un cesto e muoversi rapidamente con la ninfa, la roba cade dal cesto, infatti sta per cadere in quelle immagini. Oppure, come Atlante, sorreggere la terra e cercare di non scivolare, le braccia sorreggono la terra, le gambe cercano di resistere allo scivolo. Tenere la vela, come fa la fortuna, e tenersi in equilibrio sulle onde o su una palla, che è l'altro terreno che di solito viene dato. Cercare di proteggersi da colpi di spada o di lancia, come fa Orfeo, mentre con le gambe cerca di alzarsi da terra. Cercare di tenere lontani i serpenti, come fa Laocoonte, e scappare. Ecco, sono tutte situazioni in cui, diciamo così, quel movimento, ecco, il movimento così armonico del discopolo viene completamente spezzato. Sono figure che combattono su due fronti allo stesso tempo, cercano di difendersi dalla minaccia e di resistere alla forza di gravità. La parte di sopra, la parte di sotto del corpo sono entrambe attivate, ma sono sconnesse. Allora, abbiamo preso tutte queste immagini e ce ne siamo andati da un signore che insegna biomeccanica al Politecnico di Losanna, e lui la prima cosa che ha detto quando gli ha fatto vedere questa figura, abbiamo trovato queste immagini, ma a uno come lei che si occupa appunto di biomeccanica, movimento del corpo, che le dicono queste immagini? E lui dice, ma queste sono delle cose che non si possono tenere a lungo. È vero, non solo nel senso banale che è difficile fermarsi mentre sei a metà del passo, no? Non si possono tenere a lungo perché c'è appunto questa dissonanza tra le due parti, del corpo. Il superlativo dell'emozione, quello che appunto interessava Bargo, non richiede un superlativo del movimento, però richiede questo, è una cosa che mette in questione l'unità del corpo. Questa è la specificità che ha la pathos former all'interno dei possibili movimenti del corpo. La cosa interessante è che questo qui noi avevamo cancellato tutto. È come se il dramma della pathos former si fosse conservato nel particolare anatomico di queste due metà del corpo, entrambe attive ma in un modo non coordinato. È una cosa strana. Segno della patosfora, che è questo corpo che non è più. Ora, dal punto di vista morfologico, secondo noi questo
questo risultato è abbastanza sommo. Che cosa significa dal punto di vista antropologico, estetico, storico? Questo è un altro discorso, e qui siamo, io personalmente mi sento molto più, non sono sicuro, molto spesso quando si fanno ricerche di tipo quantitativo si trova qualcosa, però uno non è sicuro del significato, questo è diverso da quando si fa il lavoro ermeneutico, interpretativo, come diceva Francesco, uno parte già con un significato di vista, e poi lo cambia e così via, questa è la fertilità dell'ermeneutica, però non lo perdi mai di vista, mentre qui a un certo punto per un lungo periodo perdi di vista il significato, poi ti ritrovi davanti delle cose e non sei più sicuro di quello che è il significato. Alla ricerca del significato di questi corpi, siamo tornati all'immagine di donna di strada di un momento di Catoni, perché se ritornava importante, credo che sia, dovrebbe essere, ecco qua, il movimento, sì, non importa che continuare a vedere, ci servirà solo un'altra immagine, il movimento contraddittorio delle braccia da un lato e delle gambe e del corpo dall'altro generano un ossimoro, un qualche tipo di ossimoro, scrive Catone. I due opposti movimenti all'interno di uno stesso corpo svolgono delle funzioni opposte. Il corpo ha la funzione narrativa di un verbo affermativo, correre a soccorrere qualcuno, mentre quel movimento violento delle braccia all'indietro ha la funzione di dichiarare l'impossibilità dell'aiuto, negando il movimento del corpo. Ecco, negare con le braccia quello che viene affermato con il resto del corpo. Ossimoro è la parola giusta per questo corpo in contrasto con se stesso, in conflitto con se stesso, che quindi diventa enigmatico. Il saggio di Catone è l'altro giorno intendendo ma che sta facendo questo? Ma che significa? Cos'è questo movimento? Significa che è un corpo in preda a delle forze tali che non riesce più a significare, e questo retrospettivamente io credo illumina per quale motivo la faccia e anche le mani e le dita siano irrilevanti ai fini della patosfera, perché la faccia e le mani sono parti di un linguaggio, sono ciò con cui sono, diciamo, di un linguaggio un po' sui generis, ma esiste sicuramente questo con le mani, sta fatto il linguaggio del proprio, il linguaggio per il non udente. Ecco, il pathos è come se fosse alla ricerca di una situazione in cui il linguaggio non ha più importanza, non è più possibile, non è che non ha più importanza, non è più possibile. E un corpo ossimorico come questo, ma in fondo come tutte le nostre patosforme, è la rappresentazione di questo stato. Questa, dice Catoni, è una patosforma di tipo di valore superlativo, non c'è dubbio che lo sia, però secondo me ci può andare anche oltre. Questa in realtà è la patosforma. Non è una pathos form, come dice lei, questo è veramente il caso limite che illumina tutto il concetto della pathos form, nel modo in cui caso limite lo fanno, rende visibile quella sconnessione che rende visibile in modo che è impossibile mancare quella sconnessione che è tipica di tutte le pathos. Questo è quello che fanno sempre i casi limite, i casi estremi, no? Hanno una chiarezza epistemologica che i casi medi non hanno. Quindi questa donna disperata, che non è parte del corpo di Varum, ma nel corpo di Varum c'è una immagine, e una sola, che un po' rassomiglia, che ha le... vediamo, dacci... Eccola là, è una menade molto meno drammatica di quella di Varum, ma guardate dove sta. È completamente al di fuori della distribuzione, cioè è proprio il tipico esempio del caso limite. E a un certo punto adesso inseriremo nel database le immagini di Catoni e vogliamo vedere che cosa succede. Ecco, io facendo questo lavoro mi è spesso chiesto ma che rapporto c'è tra close reading e distant reading, tra qualitativo e quantitativo, tra il caso individuale e i larghi gruppi ampi di casi. Il lavoro di Catoni, il lavoro che abbiamo fatto Leo Inter e io, sono per certi versi due
casi proprio perfetti delle due diverse prospettive. Catoni ha fatto una ricostruzione filologica che riesce a ricucire insieme una dopo l'altra tutta una serie di immagini concrete. Noi ce ne siamo venuti fuori con questo idealtipo astratto e geometrico che non richiede alcun contatto tra artisti, che non presuppone alcun contatto tra artisti con immagini. Se, quindi, completamente diversi gli approcci. Di solito quello che succede a questo punto è che la gente cerca di dire, ma sì, però in fondo convergo, oppure, ma sono agli opposti, o fai una cosa oppure l'altra. No, se uno invece di cercare l'identificazione o la pure semplice contrapposizione, lascia semplicemente visibile la distanza tra le due, tra quell'immagine che io qui assumo che sia, tra quell'immagine lì e il nostro gruppo personale, nella distanza viene fuori anche un possibile rapporto tra le due. La pathos forma di Catoni illumina, come dire, la direzione in cui tutte le altre vanno. Il nostro piccolo esercito di scheletri dimostra che la sua non è un'aberrazione, ma è effettivamente il caso limite di un gruppo molto più grande. Questo è il possibile rapporto tra le due cose. Perdonate, ho parlato molto più a lungo di quello che pensavo. Questa passeggiata affascinante, diciamo, dall'interpretazione al quantitativo e poi di nuovo all'interpretazione, dà nuovi elementi di chiarezza su questo arcipelago Warburg estremamente complesso e per alcuni aspetti oscuro, e introduce a sua volta dei nuovi problemi, delle nuove questioni. Questo movimento scomposto, no? Che è proprio l'apice della Vatosforma, in qualche modo ci rimanda all'elemento dionisiaco. E Nietzsche è una matrice, La nascita della tragedia è una matrice vaticchiana, senz'altro. Questo elemento, a sua volta, ripropone ancora una volta il problema che è stato poi enunciato all'inizio della natura di questo Atlante di immagini, in riferimento a Nietzsche, a Darwin, all'antropologia, alla storia delle religioni, no? Sono tutti elementi molto presenti in Warburg, cioè ci porta su un terreno che, vabbè, non è ovviamente un problema di Lana Gabrina, che comunque non è strettamente di storia dell'arte, naturalmente oltretutto Warburg da qualche parte dice che la storia dell'arte è che finisce, cioè gli faceva ribrezzo, con le sue partizioni, con le sue gerarchie, con i suoi sistemi di valori, le sue gerarchizzazioni, eccetera. Questo Atlante forse è in qualche modo un Atlante anatomico, è il corpo che c'è, che è oggetto di questa analisi anatomica, è il corpo della cultura, ma intesa come storia della cultura, ma come cultura umana nel suo complesso. E basti pensare al viaggio tra gli indiani Hopi, che forse è la matrice, diciamo, sia intellettuale che esperienziale poi delle Vatos Formen, che non a caso lui poi riprende nel soggiorno a Kreuzlingen, e lì, diciamo, nel soggiorno in una clinica per malattie mentali dove Warburg passò alcuni anni della sua vita successivamente alla prima guerra mondiale. Quindi questo corpo, diciamo, della cultura, che le immagini raccolte nell'Atlante, travalicando i tempi e gli spazi, cerca in qualche modo, forse, una proposta interpretativa, di sondare,
ha un problema di base che è quello della tensione tra ragione ed emozione. Quindi, diciamo, la pathos formula è uno strumento euristico, ma è anche la descrizione del problema di fondo della cultura, del problema di fondo dell'uomo. Ecco, e qui poi sconfiniamo anche in quella che è la storia personale di Vavuli. Ecco. Non so se questo possibile approccio in qualche modo sia confermato da questa evidenza del corpo scomposto, che è un pathos dionisiaco, ma in qualche modo è anche un pathos patologico. Sì, dunque, molto rapidamente, Nietzsche, del resto c'è Vavuli stesso nella, diciamo meglio, il concetto di pathos formel non è solo dionisiaco, è, così come la tragedia per Nietzsche, dionisiaco apollineo. Pathos dionisiaco e formel apollineo. Cioè, in sé la combinazione delle due cose, e quindi è giustissimo vedere. Per Warburg la cultura umana nel suo complesso è fatta di questi due elementi. Del resto lui stesso, nell'introduzione, dice ormai uno non ha più bisogno di essere un rivoluzionario per citare la nascita della tragedia, per citare Dioniso, eccetera, eccetera. Che il corpo spezzato sia un corpo dionisiaco, questo è vero, ma non basta, perché in realtà ci sono tanti altri corpi, non è solo la mela, è Atlante, la ponte, eccetera, eccetera. Quindi c'è qualcosa di più profondo, di più ampio, che non il dionisiaco in ballo, secondo me. Almeno questo è quello che la morfologia geometrica, che hanno tirato fuori noi, sembra suggerire. Avessimo trovato solo Baccanti, la pathos formel è dionisiaca. Viceversa no, si trovano tante altre cose, tutte accomunate da questo tipo di cose. Ora, per la Ponte, per Atlante, per la Linda non si può parlare di dionisiaca, onestamente. Sembra a me. Per cui è come necessario un concetto di un altro ordine. Detto questo, il dionisiaco è parte di questo concetto, semplicemente. Non l'unico aspetto, sempre a me. Buonasera. Non mi chiamo la cosa. Dai, non è l'unica, però. Allora, nel vostro tentativo di operazionalizzare, cioè di scomporre il concetto in quantità misurabili, vi siete resi conto, se ho capito bene, che la semplice riduzione a uno schema composto di 12 segmenti, 11 angoli misurabili, la somma degli 11 angoli non era di per sé sufficiente, perché insomma si restava a letture equivoche. Cioè, vi siete resi conto, ad esempio, bisognava rapportare lo schema al contesto, perché un conto era se era una mela, l'altro se era una donna che nel letto stesa aveva dei movimenti. Quindi questo primo correttivo al semplice dispositivo dei 12 elementi con gli 11 angoli e il secondo, cioè quello del grado di rottura della simmetria oppure dell'armonia del corpo, a me sembrano elementi qualitativi questi due. Il punto è, quindi la domanda è, questi due elementi, cioè il rapporto al contesto e il grado di scomposizione, sono a loro volta quantità riducibili, elementi riducibili a quantità misurabili o no? Se lo sono, vi prefiggete di farlo, insomma, di trovare il modo di misurare anche questi, oppure ammettete che è impossibile una pura riduzione a quantità del concetto di pathos formel? No, domanda, splendida domanda. Domani dedicherò una decina di minuti proprio esplicitamente a questo punto qui. E detta in 30 secondi, la mia posizione è l'entrata, cioè io ritengo che gli algoritmi producano dei nuovi oggetti di conoscenza e che però l'interpretazione di quei nuovi oggetti poi debba poggiare su degli elementi, tu hai detto qualitativi. Sì, va benissimo. Domani parlerò appunto di elementi ermeneutici. In fondo il titolo di domani, interpretare pattern, è un po' come la pathos formel,
il pattern è qualcosa che quantificabile e oggettivo, l'interpretazione è una cosa soggettiva. Quindi è così. Detto questo, secondo me ci sono delle cose un pochino diverse, il correttivo, quello delle donne distese e così via. Lì però non è che l'algoritmo aveva mescolato gente inginocchiata seduta con l'autonti e me, capito? Gli inginocchiati stavano tutti insieme, è solo che dal punto di vista dello scheletro sembrava agitato, quindi era una cosa un pochino diversa. Quanto diversa dal corpo spezzato, lì l'algoritmo ci aveva creato queste striscione interminabili di questi omini danzanti, e noi uno stava lì a guardare cercando di capire che diavolo c'erano in comune. E quindi era un'operazione effettivamente interpretativa. Adesso quello che io appunto ho chiesto a questo ragazzo con cui lavoro, in fondo proprio la stessa cosa ho detto prima, scusate, ma ci sono, cioè chiaramente l'algoritmo lavora interamente con dei valori numerici, quindi questa distribuzione è stata fatta in base a dei valori numerici. Possiamo invece di avere la rappresentazione degli scheletri e delle immagini, avere come dei tabulati numerici per capire che diavolo succede, cioè per vedere il quantitativo dietro il qualitativo che proprio interpreta, e dovremmo dire fuori, vediamo se scatta qualcosa. Però a occhio e croce dire, io la vedrei così: l'algoritmo fa una serie di operazioni, crea un nuovo panorama, un nuovo paesaggio di oggetti, però l'interpretazione di questi oggetti poi non è che si basi proprio esattamente sui vecchi metodi, però entra in rapporto con i vecchi metodi. Vabbè, così so lavorare io. Così lavoro io, ecco. Forse non è l'idea. Non sono affettata da Castello, che è quello più matematico tra noi, forse, quindi due domande. Questo discorso dell'errore mi ha fatto preoccupare, nel senso che ho pensato, ma poi non si rischia anche dall'altro lato di non aver visto qualcosa che poteva... Cioè, no, perché quando si parla di... Sì. Mi sono sposato questo, ma... Certo. Però quando si parla di qualcosa di quantificabile, secondo me si entra in gioco anche il discorso un po' della totalità, cioè nel senso scegliere una porzione e rassegnarsi a risultati che comunque sono parziali, mette un po' parzialmente in gioco la nostra idea di invece sottoporre ad un'analisi quantitativa, almeno insomma, prima di tutto c'è questa sorta di messa in discussione. Poi l'altro aspetto che è un po' legato a questo, cioè all'inizio lei ha fatto riferimento al fatto che non tutti gli oggetti di studio sono per forza adatti o è opportuno sottoporli ad un'analisi di tipo quantitativo, mi sembrava di aver detto questo. Questa è la mia domanda. C'è una, in qualche modo, una convenienza di questo tipo di operazione o no? Comincio dalla seconda cosa. Secondo me lo studio quantitativo ha senso se ci sono delle quantità, cioè, o delle quantità di oggetti, o studi tutte le parole di un romanzo, così, cioè se ci sono delle grandi quantità in gioco, se no non ha senso. Quindi questo è l'unico vincolo che vorrei. Poi peraltro io penso che ci può andare in questa direzione. Quanto all'idea che poi dice, vabbè, avete scelto di fare, di vedere questa solo una porzione, vi siete persi i muscoli, ma pensi che noi abbiamo trovato queste fatosfondre, che in fondo sono tutte di corpi sottoposti a un grande sforzo, avendo eliminato i muscoli, cioè gli angoli degli arti, ma è come se sostituissero i muscoli. Quindi diciamo così, c'è un po' la fortuna, giusto? Un po' la fortuna, diciamo, sorretta anche dall'intuizione, scommetti tutto su una cosa, ma questo è sempre. Ma quando si scrive sul romanzo, uno ne analizza poi alcune pagine, di quelle pagine analizza alcune frasi, e perché le altre pagine, è così, si
implicitamente scegliere di studiare una cosa invece di un'altra significa stabilire una gerarchia. Io studio questa perché secondo me è la più importante, o comunque è quella che ti permette di vedere anche le altre. Lo scheletro ti permette di vedere il muscolo, ti permette di vedere il pathos, mentre invece non so che colore degli abiti, sospetto che non avrebbe permesso di vedere questo, poi me lo sa. Però sono quelle scelte iniziali che sono sempre. A me sembra orientabile la ricerca, ma mica solo la ricerca quantitativa, appunto. Quindi, da questo punto di vista, non ha cioè, non è specifica, non c'è qualcosa di specifico, che qui si sceglie perché prima non si sceglieva, o prima si sceglieva e adesso non si sceglie, no. Poi si sceglie in base a dei criteri diversi, su dei gruppi di oggetti diversi, però quello mi sembra proprio l'inevitabile inizio di un rapporto di investigazione sul mondo. Oh, ma gli storici dell'arte, io è la terza volta che faccio questa conferenza e non gli storici dell'arte. Mannaggia, vorrei. Storici dell'arte? Vabbè, una curiosità, chiaramente abbiamo, come appunto Marco chiaramente, astratto il discorso dalla diacronia, dalla storia. E allora vi chiedo se non si possa, se chiedo veramente a voi se facendo questo modello vi rendete conto che insomma ci sia una periodizzazione possibile. Perché? Perché le poetiche a volte vanno in direzioni, penso alla linea della bellezza di Hogarth, no? Penso a quello che accade con Baudelaire quando la danza macabra diventa molto più melliflua, diciamo, ai cambiamenti diciamo, della storia dell'arte, quelli che sono chiari, sono evidenti e sono spesso prescritti proprio dalle poetiche. Allora c'è la possibilità di, oppure ecco, mi viene in mente quella bellissima prima parte del libro di Martin Surabelle, in cui dice, guardate, il grottesco del canone corporeo moderno cambia tutto e allora alcuni elementi piuttosto che altri diventano importanti. È proprio un cambiamento di gusto e di selezione dei formanti plastici che ha a che fare con le poetiche di lunga durata, quindi con un discorso appunto di, se vogliamo, di filosofia dell'arte. No? Allora, quando vi siete trovati con tutti questi omini, diciamo, engrammi e cose del genere, qualche piccola discontinuità, qualche cambiamento, qualche appunto clusterizzazione particolare in alcuni momenti storici c'è stata oppure non si trova con la poetica? No, dunque, sì, questo inizialmente, anzi, questo lavoro era molto indirizzato verso lo studio appunto del Nachtleben, quindi della durata storica temporale. Poi l'abbiamo per il momento messo tra parentesi, credo che lo continuerà a svolgere poi Leo, perché abbiamo potuto processare soltanto un terzo della tramite. Allora, c'erano delle differenze, per ogni cluster avevamo anche visto quanti erano gli omini che venivano dall'antichità, dal Medioevo, dal primo Rinascimento, dal Rinascimento pieno e così via. C'erano delle differenze, però erano differenze troppo deboli perché la mancanza di due terzi delle immagini potesse essere superata, potesse dire questi risultati, mentre invece i risultati morfologici su quelli, insomma, non è che può essere che ci sono dei tipi di organizzazione del corpo che non abbiamo visto, ma questi tipi di organizzazione del corpo ci sono comunque, capito? Cioè, quindi dal punto di vista morfologico ci sentiamo molto più sicuri. E adesso si tratta di fare questo lavoro di schedatura molto più ampio per rispondere alle domande di questo. L'unica ragione era parte del progetto originale. Poi, come spesso succede con questi lavori, ci vuole una quantità di tempo per preparare le cose diabolica, cioè c'è questa specie di leggenda che è tutto lì, è tutto pronto, è tutto pulito, è tutto gratis, un piffero. Cioè, ci stanno un sacco di cose su cui bisogna passare centinaia e centinaia di ore di lavoro e quindi dei
fare proprie scelte. Grazie ancora.